Cosa fare se durante il primo appuntamento realizzi che lei non fa per te? Ciao, sono Riccardo e sul web mi conoscono come Rinascere. Dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Ti dirò, in questi ultimi anni sono stati parecchi i ragazzi che mi hanno chiesto di aiutarli a risolvere i loro problemi sentimentali e ho potuto notare come gli uomini siano sempre più in difficoltà nel rapportarsi con le ragazze. E posso comprendere questa frustrazione perché anch'io l'ho provata in passato. Quello che ho notato è che un modo corretto di approcciarsi alle ragazze è la soluzione vincente. Da quando utilizzo questo metodo ho molti più risultati in termini di conoscenze e frequentazioni. Non ci potevo credere, è incredibile che tutto questo funzionasse anche per me, quando un tempo mi davo per spacciato. La prossima volta che non sai cosa fare, consulta i miei video gratuiti su YouTube e vedrai che inizierai a ottenere i primi risultati. Poi, per il pacchetto completo, qua sotto in descrizione c'è il link al mio sito internet personale rinascere.net, dove puoi prenotare la tua consulenza personalizzata con me, ovviamente in totale riservatezza e anonimato. Ti dirò, mi è capitato un sacco di volte. Sai quando parli con una ragazza in chat? Ti fai un'immagine nella testa di come può essere lei perché hai visto magari qualche foto, ci hai parlato, quindi pensi che sia un certo tipo di persona, poi la vedi dal vivo, ti presenti e ti crolla il castello, senti proprio il rumore di vetri infranti, no? Dici, cavolo, che fare? Lei non fa per me, magari dopo mezz'ora che ci parli capisci che non funziona, è per quello che molti approcci nati online devono per forza prima o poi materializzarsi dal vivo, perché è ovvio che le cose si fanno dal vivo con la persona che dovrà in futuro forse far parte della tua vita, perciò è uno step fondamentale e spesso cala la ghigliottina e ti tronca l'entusiasmo sul nascere. Mi è capitato spesso perché spesso mi sono reso conto di quanto le ragazze conosciute dal vivo fossero diametralmente opposte a come ero immaginato quando le ho conosciute in chat. Questo ovviamente è forte quando la conoscenza nasce in chat, perché se nascesse dal vivo, già lì puoi capire che tipo di ragazza è, perché già ci parli, già la vedi dal vivo, quindi insomma hai subito la fotografia ideale di com'è la ragazza, perché l'hai vista lì. Che poi anche questo non è totalmente vero, perché ovvio che una ragazza si presenta, si manifesta nei mesi successivi di relazione, capisci con chi hai a che fare anche quando ci vai a vivere assieme, quindi non è detto che il primo incontro dal vivo tu capisca tutto, però è sicuramente un incontro più ricco di dettagli rispetto a un incontro in chat. Ma tornando alle mie disavventure, mi è capitato spesso di trovare una ragazza che non rispecchiasse i miei gusti estetici perché magari ha scelto la foto migliore, come fanno tutte ovviamente anche su Instagram, quindi io pensavo che fosse questo tipo di ragazza, poi la vedo dal vivo e dico c'è sta cosa qua che non mi piace, eccetera, eccetera. Poi io sono molto, molto attento a queste cose e molto puntiglioso. Cioè io, quando una ragazza non mi piace, non ce la faccio a fingere. Magari anche un dettaglio che, trattando del mio caso, è la voce. Se dal vivo hai una voce che non mi piace, puoi essere anche Megan Fox, ma per me è no. Lo so, sono strano. Ma cosa fare in questi casi? Io sono un signore, l'ho sempre detto, e vi insegno a essere signori, non a essere dei maleducati. Quindi, se andate a un primo appuntamento con una ragazza e vi accorgete dopo un po' che questa ragazza non fa per voi, comunque regalatele una serata piacevole. Non fate i gradassi, non mandate tutto al diavolo perché tanto non avete intenzione di proseguire la serata, ma semplicemente fate conoscenza con un altro essere umano, con una ragazza, perché come ho spiegato più volte, lasciarsi dietro una scia di brutte situazioni, di persone che vi ritengono antipatici, non è positivo. Perché soprattutto se vivete in un ambiente piccolo, una città piccola, in un paesino, avere frequentazioni, conoscenze e lasciare in queste persone un'immagine positiva di voi è tutto a vostro vantaggio. Perché magari lei ha l'amica che poi parla con altri, insomma la voce si diffonde. E siccome l'Italia è un paese, diciamo, campanilistico, dove le chiacchiere, il pettegolezzo, gira che è una meraviglia, cercate di non lasciarvi i nemici alle spalle. Se la ragazza non vi piace, semplicemente diteglielo: guarda, bellissima serata, però non ho sentito la magia, non ho sentito il colpo di fulmine, non ho sentito l'intesa, che è la stessa cosa che loro dicono a noi a volte, anzi, spesso. Quindi prendetevi il coraggio tra le mani e ditelo: guarda, scusa, anzi anche senza scusa, guarda, non è scoccata la scintilla, sono una ragazza fantastica, è stata una serata piacevolissima, ma boh, non lo so, non mi sono sentito preso. Ecco, date la colpa a voi stessi, ecco, non date la colpa a lei, non mi hai preso, ma dite non mi sono sentito preso, come fa loro? E non dicono sei sbagliato, dicono no, ma sono io, sai che sono un periodo un po' così, insomma, inventatela come volete, ma
fate passare alla ragazza una bella serata, non scappate appena la vedete, oppure datevi una scusa, ve ne andate. No, non dissanguatevi, ovviamente facendo mega spese, comprando champagne o roba perché far vedere che siete grossi. No, una roba easy, una cena, un aperitivo, quel che è il primo appuntamento. Salutate e andate. Lasciate un bel ricordo, fate presente che comunque siete una persona che ha il coraggio di dire quello che pensa, ha comunque fatto un primo appuntamento, si è divertito, ha conosciuto una persona, perché conoscere le persone va sempre bene. Vi allena a parlare con estranei, soprattutto se sono ragazze. Parlate con tante ragazze, conoscete tante ragazze, cercate di entrare nella loro testa e capire come ragionano, sarà tutto a vostro vantaggio. Vi lascerete una scia di persone contente di avervi conosciuto. E poi semplicemente persone che hanno capito che siete onesti, che non vi fate andare bene tutto e che dite: guarda, non è scoccato, è stato bello comunque, ciao. Quindi non scappate, andate, salutate, dite la verità. Questo è quello che ho fatto io e il karma finora mi ha sempre girato bene, nel senso mi sono lasciato dietro sempre persone, non dico contentissime, ecco perché poi magari sai c'è quella che magari ci teneva un po' di più e le è dispiaciuto, però onesto, onestà al 100%, quella che io vi sprono a dare sempre, soprattutto alle ragazze, per non ferirle, perché è brutto, si sta male. Io sono stato molto male per alcuni trattamenti che le ragazze hanno riservato per me, ma io comunque vi consiglio di non farle star male, perché io cerco di formarvi come dei signori, come delle persone giuste, non delle persone che spariscono, non delle persone che offendono, ma come delle persone che dovrebbero comportarsi come delle persone a modo. Ecco, tutto qua. Perciò non scappare, vai all'appuntamento, dire la verità, passa una bella serata e il giorno dopo ricominci da capo. Vi ricordo ancora una volta che qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net, dove potete prenotare la vostra consulenza personalizzata con me nel giorno e nell'ora che preferite, per imparare a saperci fare meglio con le ragazze o per risolvere problemi sentimentali che avete in essere e non riuscite a sgarbugliare. Ovviamente le consulenze sono private e non saranno divulgate, quindi totale anonimato, non vi preoccupate. Ci vediamo in un prossimo video.